Simmers e non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo qui finalmente tornati con la nostra Disney Legacy Challenge. Ebbene sì, avevo detto che avendo più tempo a disposizione avrei optato per integrare anche un'altra serie insieme ovviamente al nostro Barry Challenge e ho pensato alla Disney perché comunque sono molto legata anche a questa famiglia, non che non sia legata a tutte le altre, però una scelta andava fatta e ho pensato di portare due challenge per il momento perché comunque sapete che le challenge sono quelle più lunghe. Confido anche di riuscire a inserire presto la Legacy perché comunque anche quella è un'altra challenge bella, ricca, molto lunga e quindi magari per il momento mi focalizzerò sul portare avanti esclusivamente le challenge. Confido di, come ho già anticipato, tornare a fare anche le live, quindi magari poi cercherò di portare le serie o comunque, ecco, soprattutto i cattivoni, di portarli in live e poi caricare i video qui su YouTube. Vediamo un attimo, raga, uno cerca di organizzarsi in base agli impegni, in base al tempo, in base a tutta una serie di fattori e per il momento abbiamo la nostra Barry Challenge e la Disney Legacy Challenge, quindi piano piano la programmazione sta ricominciando. Ma iniziamo subito, ci troviamo nel Regno Magico, ormai lo conosciamo tutti, insomma, l'avete intuito e ovviamente siamo qui con Elsa. Perché vi ricordo che l'ultima volta che siamo stati in compagnia della nostra Elsa ha scoperto di avere delle doti magiche. Ebbene sì, di conseguenza cosa ho pensato di fare? Di venire qui con ovviamente Jack Frost e di iniziare a scegliere bacchette, scope, famiglie e quant'altro. Quindi prima lo farò fare a lui perché comunque immagino che lui ovviamente abbia già queste cose, però che magari le stia mostrando a lei in un certo qual modo, no? Anche se l'acquisto vero e proprio vorrei farlo con Elsa, diciamo. Quindi siamo al banchettino delle bacchette dei Tommy e dei famigli. Bacchetta di legno, una semplice bacchetta di legno, l'inizio ideale per la raccolta di qualsiasi incantatore. Poi abbiamo una bacchetta di legno antico realizzata secondo le usanze dell'antichità. Questo oggetto antico richiama alla memoria un'epoca più semplice in cui la bacchetta non era indice di ricchezza o reputazione, ma di passione per le arti. Bacchetta di marmo, assai più robusta della bacchetta di legno e di quella d'osso, la bacchetta di marmo vanta una gemma grezza incastonata e possiede tutti i segni distintivi dell'eleganza. Ora, io sinceramente partirei con una bacchetta di legno semplice per la nostra Elsa, perché vorrei proprio farle appunto scalare tutta, chiamiamola, la gerarchia dell'incantatrice, quindi vorrei si muovesse per gradi. Ora, quindi abbiamo optato per la bacchetta, ovviamente la farò comprare a lei. Poi abbiamo i globi familiari, abbiamo il globo familiare del corvo. Foriero di profezie, secondo alcuni di sventure, il corvo è un'antica creatura che rimane risolutamente al fianco del proprio incantatore preferito. Poi, globo familiare del farfaniglio. Questa interessante creatura è un'entità sorprendente che travalica i confini della normalità e richiede uno studio più attento. La sua reale natura è sconosciuta. Globo familiare del gufo di Sixam, simbolo preminente della magia e della conoscenza antica, ha un forte legame con la luna e segue stoicamente l'incantatore scelto. Allora, diciamo che dal punto di vista della forma, se ricordo bene il farfaniglio, mi verrebbe quasi voglia di scegliere questo per lei, però sono anche sincera, la vedo più adatta al gufo. Perché la luna, un'ambientazione più notturna, e Elsa è un po' così, no? Rimane una principessa, fra virgolette, fra molte virgolette, un pochino più oscura rispetto a sua sorella. Quindi penso che per lei sceglierò il gufo. E infine abbiamo i Tomi. Tomo del copia e incolla, richiede rango di adepto, insegna al lettore un incantesimo per trasformare un oggetto piccolo in una moltitudine. Tomo dell'immortalità insegna al lettore, ovviamente questo è il rango di maestro, al lettore la ricetta di una pozione per impedire la morte di vecchiaia e Tomo della purificazione, rango di adepto, insegna al lettore la ricetta di una pozione per rimuovere tutte le maledizioni di cui è vittima un Sim. Allora io farei così, lui secondo me si compra
i testi. Ok? Per lui comprare una bacchetta di legno antico, più che altro perché con quella di marmo non ce lo vedo, e prenderei il corvo. Quindi questi sono gli acquisti che fa lui, perché comunque è un personaggio creato da zero, raga, quindi oggettivamente non ha niente di tutto ciò, quindi li devo comunque acquistare, però facciamo finta che li abbia soltanto mostrati ovviamente in questo momento a Elsa e che stia qui con lei per farla scegliere appunto. Ma a questo punto sarà Elsa a prendere la sua decisione. E vediamo un attimo cosa deciderà di acquistare, appunto. Lei partirà con una bacchetta di legno, come abbiamo detto. Per quanto riguarda il globo familiare, prenderà il gufo di Sixam. Speriamo non sia una cosa troppo aliena, perché sinceramente io non ho mai approfondito questo pack, quindi lo sto facendo ora con voi. E per quanto riguarda i Tommy, lei non dovrà acquistare nient'altro perché li ha già presi. Jack, grazie di aver fatto acquisti al meraviglioso emporio delle bacchette di Juan. Ti chiami Juan? No, è allora. Vabbè, torna a trovarci domani. Le nostre offerte quotidiane si rinnovano continuamente. Gli articoli che Jack ha comprato si possono trovare nel suo inventario e vale lo stesso, ovviamente, per la nostra Elsa. Poi qui abbiamo, e stavolta farà lei direttamente, senza che facciamo prima con lui. Poi vedremo, cioè, se lui dovrà acquistare, ovviamente, raga, vedremo, però intanto. Vapen slash. Ok, allora abbiamo scopo e cristalli, quindi abbiamo l'alabastro, è una pietra di colore bianco lattio morbido e liscio al tatto, la lucciolite, pietra più luccicante di tutte, fai attenzione quando la guardi, la sua sfavillante bellezza argentea ti potrebbe ipnotizzare. Allora, fra queste due magari lei prende la lucciolite, io non lo so, la vedo tipo un regalo, potrebbe magari farlo, no? Però aspetta, c'è anche il turchese, è una pietra opaca di colore tra il verde e il blu, è apprezzato da secoli perché molti credono che assicuri protezione e buona sorte. Lei prende questa allora, già solo per il colore ma anche per il significato. Smeraldo significa letteralmente gemma verde, lo splendido colore verde degli smeraldi non conosce paragoni, possedendone uno sicuramente si rendono gli altri verdi d'invidia, non ci interessa. Poi abbiamo il mocio magico o la scopa classica in legno. Per quanto riguarda il mocio magico, perfetto per qualsiasi incantatore pratico, non solo il mocio magico può portarti dove devi andare, ma anche il potere di rimuovere le macchie più ostinate. La scopa classica in legno è affidabile, il suo potere è appena sufficiente per portare un sim dal punto A al punto B ed è perfetta per qualsiasi incantatore agli esordi, quindi lei prenderà questo? Assolutamente sì. Invece lui, perché farò la stessa cosa ovviamente anche con lui per il discorso fatto poc'anzi, vediamo quale pietra possiamo scegliere. Per lui la lucciolite, secondo me. Lo so, lui ce lo vedo da stile lucciolite e il mocio. Ed eccoci qua. Ok, abbiamo fatto gli acquisti, facciamo una foto ricordo anche di questo momento, perché comunque è la prima volta per la nostra Elsa, quindi immagino sia lui comunque a contrattare, cioè mostra le cose a lei, poi è lui comunque che si mette a contrattare, no, con i venditori e quant'altro. Nel frattempo, tesoro, vai qui, così che possa raggiungerci anche lui non appena avrete finito. Vai qui. Ok. E facciamo appunto, compra gli ingredienti per le pozioni. Elsa non è tanto tipo da pozioni, è una cosa di cui avevamo già parlato, però è anche vero che deve imparare, raga. Cioè, questo è un po' il ragionamento che fa lui. Le dice: guarda, ok, magari non ti piace tanto farle, ok, non ti senti tanto portata, però non fa tanto per te, però fa parte comunque della magia, anche questo. Quindi dovresti effettivamente interessarti, magari avere anche solo una conoscenza base, no? Di come funziona creare una pozione. Quindi abbiamo il fiore della morte, un bocciolo speciale ma elegante. Le rose non sono proprio adatte al tristo mietitore. Prova questo fiore per placarne le inquietudini e sfuggire a una situazione mortale. Allora, lei no, non le farò prendere il fiore della morte per il semplice fatto comunque che non lo vedo adatto a lei. E poi, per quanto riguarda la challenge, non voglio che abbia niente che possa in un certo qual modo proteggerla da una situazione ipoteticamente mortale. Giglio, un grosso fiore vivace. Poi abbiamo altri fiori? No, prendiamo il giglio allora per lei. Ho intenzione di prendere tutto di ogni cosa, quindi se vedete che sto comprando un giglio e magari non è niente di che, in realtà no, è per questo motivo. Poi abbiamo Hopper,
Boing, crac crac, ho appena un ragazzino che indossa un costume da rana, come ha fatto a diventare tanto popolare Boing? Glielo prendo assolutamente. Koi è in realtà un'abbreviazione di Nishikigoi, che in giapponese significa carpa broccata, un nome grazioso per un pesce grazioso. Ora, una carpa, sinceramente, raga, è vero che può essere utile per le pozioni, ma io lei non ce la vedo che prende un pesce per sacrificarlo per una pozione, chiamiamolo, cioè, diciamo così. La mela, abbiamo mela, patata, ok, mela, un morso a una mela produce un caratteristico scatto seguito da un sibilo ed è facile che faccia sentire i sim sazi e rinfrescati, oppure patata è un tubero sotterraneo delizioso e ricco di amido, l'umile patata è spesso scambiata erroneamente per una radice, lei prenderà a questo punto la mela, poi abbiamo l'ottenio di colore bianco pallido, essendo uno dei metalli più comuni, è piuttosto facile da procurare, questo lo prende lui. Pozione dell'epurazione degli extra, il consumo di questa pozione reimposterà tutti i punti degli extra dell'incantatore, consentendone la riassegnazione. E queste cose direi che le prende lui. Le Sì. facciamo prendere a lui, quindi vai, gli ingredienti. Facciamo poi una foto anche in questo senso. Lui prenderà sicuramente il fiore della morte. Prenderà il koi, prenderà l'ottenio, la patata, la pozione e lo zombie Carl. Povero Carl, da quando è morto le cose non hanno fatto altro che peggiorare. Trascorre molto tempo a pensare a cosa ha realizzato e sta sostanzialmente avendo una crisi dell'aldilà. Carino. Poi il consumo di questa pozione reimposterà tutti i punti, ma questo l'abbiamo già letto e basta così. Oh, What is that? mi piace questa cosa, come se lei sta osservando e ascoltando quello che Jack ha da dire, mi piace molto. Ok, perfetto. C'era altro? Sapete che non mi ricordo, no, mi sembra è tutto su questo lato. Ok, allora vieni qui, Jack, una volta che hai finito, perché secondo me ora lui, fra virgolette, la sta un po' guidando, no, in questo percorso che sta facendo. Quindi è come se in questo momento le dicesse: guarda, so che magari per te non è così importante o che non vuoi farlo, però dovresti anche imparare un attimino a scavare, reperire materiale, e quant'altro. Grazie, fatto conquista all'Emporio dei Dottori Discutibili. Bene, ci fa piacere che sia questo il nome. Quindi forza, sono già le 8 passate. Allora, immaginiamo che lui si volterà solo da questo lato, le dirà: vedi, devi fare. Sì, no, da questo lato, Jack. Vedi, devi fare così, così e così. Avanti, prova. E lei va bene. Su. Dai, sì, la tecnica potrebbe sicuramente migliorare. Insomma, è veramente pessima. Lo so, ma non fare quella faccia, Jack. Insomma, tra l'altro, lui è arrabbiatissimo perché stava riempiendo la casetta, quella lì degli uccelli. Ed è stato attaccato, quindi sì, per questo che ha questa espressione infelice in faccia, però che devi fare tesoro, può capitare. Allora, ce l'ho fatta, che ne dici? Al cranio e ha recuperato due parti del recupero robotiche, ok, perfetto. Tra l'altro avete fame, quindi ora io voglio soltanto vedere se c'è altro qui. Se non c'è altro, ovviamente ce ne andiamo. Ok. Non mi sembra qui di vedere altro, perché lei inizia ad avere appetito. Abbiamo niente che possa, a parte la mela appena acquistata, mettere una sorta di fermino alla fame, perché oggettivamente volevo un attimino che potesse. Ok, questo poi dobbiamo farlo. Ti vuoi mangiare una fragola? Però mi dispiace sprecare queste cose perché possono essere utili per le pozioni. Solo che qui ora non hai altro, quindi noce di cocco. No. Allora, vediamo di andare a mangiare qualcosa o se lui ha qualcosa, magari, eh. Non credo abbia lui qualcosa che può in un certo qual modo sacrificare, infatti. Oddio, lui ha sei fragole, però, eh. È anche vero che potrebbe, però vorrei proprio mandarli a cena in realtà. Quindi volevo fare soltanto una cosa prima di mandarli via, ovvero farli andare qui, verso i campi di battaglia, perché vorrei che i nostri provassero quantomeno a allenarsi un attimo. Tra l'altro volevo sbirciare qui intorno perché credo
Raccogli prezzemolo, che qui ci sono comunque ingredienti volendo. Anche se ora che ci sto pensando, possiamo mangiare qua. Possiamo cucinare qua, oggettivamente. Quindi perché no? Volevo appunto dedicare qualche episodio al mondo magico, oggettivamente. Cioè, immagino che adesso lei sia comunque curiosa, presa anche, no? E lui ovviamente non se lo fa ripetere 2 volte, ha intenzione di insegnarle tutto ciò che sa, sebbene poi ovviamente a livello di personaggio simico sappiamo perfettamente che lui ne sa tanto quanto lei al momento di magia, perché comunque è più, cioè è stato creato, è un personaggio nuovo, non è un personaggio con cui ho giocato, quindi gli avevo dato io qualcosina. Non ho giocato tantissimo, quindi non è così avanti, però insomma, ecco, sicuramente non parte proprio da 0-0-0 come lei. Allora, vediamo un attimo, perché io volevo sia appunto che i nostri si allenassero, che provassero quantomeno, ma volevo anche vedere una cosa. Ecco qua. C'è sempre una cosa, quindi vieni qui tesoro al volo, scava. Mentre lui magari l'aspetta qui, vieni qui. E vediamo un attimo, potremmo fare nel frattempo. Imposta bacchetta di legno antico come bacchetta preferita, ma prima vorrei darle un nome. Dai un nome alla cosa. Come vuoi rinominare l'oggetto? Questa è una bella domanda adesso, perché comunque non conosco, sono sincera, un nome che potrebbe andar bene per Jack Frost. Non mi viene in mente così niente di botto. Quindi sto facendo al volo una ricerca. Lui ha un fratello che è Charlie Frost. Quindi volendo potrebbe chiamarla così la sua bacchetta, effettivamente. Non lo so. Sono un po' indecisa. Perché magari sì, dai, per il momento la sua bacchetta si chiamerà Charlie. Come magari un fratello perduto a questo punto. Anche se è più un nome che avrei dato a un famiglio. Lega il famiglio. Hagin. Foriero di profezie, secondo alcune disavventure, il corvo è un'antica creatura che rimane risolutamente al fianco del proprio incantatore preferito. Allora, facciamo così. Il famiglio lo chiamiamo Charlie, mentre la bacchetta la chiamiamo Brina. Ok? Facciamo così. Imposta Brina come la bacchetta preferita. E nel frattempo che sei qui, potresti magia esercitarti nella magia maliziosa, perché lui sì, o Zildonio. Lui è così, raga, lui è quella la magia di Jack Frost. Lei sta lì che lo guarda un po' incantata, lui le ha spiegato cosa deve fare, quindi dobbiamo dare un nome alla bacchetta e qui ve ne voglio, raga, perché comunque anche Elsa non è che abbia, come posso dire, non è che abbia Anna Olaf, per capirci, lei non è che ha proprio un personaggio che le sta accanto. Quindi vediamo un secondo. A questo punto facciamo così. Potrebbe chiamare la sua bacchetta Aurora, che comunque è un riferimento a sua madre. E che caspita, Aurora è un riferimento a sua madre, ovviamente, imposta Aurora come bacchetta preferita, ma anche comunque all'Aurora, quindi può essere, no, un riferimento a entrambe. E dobbiamo legare il famiglio. Oh, dai un nome al famiglio, che carino che sei. Lo chiameremo Ippo, in onore di Filippo, ovviamente, raga. Non lo so, mi piaceva Ippo.
Vai. Perfetto. Adesso, scusami, Magia. Famigli. Invoca il famiglio. Lei, secondo me, la prima cosa che fa è prendere. Invoca Ippo, ovviamente. È prendere confidenza con lui. Peccato che non può. Comunque. Madonna, Ippo sembra che la voglia mangiare in qualche modo, però. Ippo, che succede, tesoro? Oh, dai, così. La vostra prima foto insieme. Peccato che non possa più di tanto. Cioè, può congedarlo, ma a parte questo, nient'altro, voglio dire, non è che rinominarlo, ma di quello non ci interessa. Boh, la vedo una cosa un po' misera. Poi magari, ora non conoscendo il PEC, poi magari scoprirò nel corso del tempo che invece posso fare con il famiglio molte altre cose, mai dire mai. Vai qui, tesoro. Jack, ascolta una cosa, dovresti fare invoca anche tu il tuo famiglio a questo punto. Magia. Famigli, invocalo. Basta esercitarsi, Jack. Jack. Ok, invoca Charlie. Eccolo qua. Guardate com'è fiero lui. Del tipo, bellezza, questo è un vero famiglio. Ma è anche carino il suo, voglio dire, bellissimo il tuo, ma è molto carino anche il suo, quindi non si giudica qua, E sarà lui a proporle. Prometti di saltare il ballo studentesco insieme, ok? Questo non so cosa sia. Magari ho ancora qualche mod che devo togliere. Sfida un duello magico sui campi di battaglia. Un duello acceso, un duello amichevole. Perché ovviamente è un addestramento adesso, no? E lui le sta dicendo: ti va di provare a duellare un pochino? Ma io non ho mai duellato prima. Cioè, già un duello, non dovrei, tipo, che ne so, cercare di sperimentare la magia prima, ma dai, su, è una cosa amichevole. Lo sai che non ti farei mai del male, ok? Inoltre è anche il tuo famiglio che ti protegge, speriamo bene. Cioè, lui è di spalle già non ha capito quello che deve fare il famiglio. Ippo già si è sbagliato, raga, perché non lo vedo. Cioè, vedete invece Charlie com'è bello preso dalla battaglia, invece mi sembra che Ippo stia facendo tutto tranne che quello che dovrebbe realmente fare, ovvero proteggere Elsa. Io non ho parole, fatemi vedere perché lei mi sembrava convinta, ma Ippo no. Ippo sta lì che dice: quindi che facciamo? Mangiamo qualcosa? No, Ippo tesoro, non è quello, dovresti voltarti, ma vabbè. Via, si va. Dovevo impostare, forse usa sempre la bacchetta. Ti sei parata, tesoro, complimenti. Intanto lui continua a non volerne sapere. Questa è bella. Peccato per i famigli che, cioè per il famiglio, per Ippo. Io voglio fare la foto solo a loro, però al momento. Vediamo chi avrà la meglio. L'Elsa? Beh, lui l'aveva detto comunque che lei aveva un grande potere magico, eh? Quindi, pur essendo lui più pratico di magia, istintivamente Elsa sembra aver avuto la meglio. E ha vinto, raga. Fortuna che doveva essere una cosa amichevole, Ippo era addirittura voltato dall'altra parte, cioè proprio come a dire. È decisamente più forte. Che sia stata una questione di fortuna, sapete la fortuna un po' del principiante? Wow, però me la cavo, eh? E lui, caspiterina, te l'ho detto che sei forte. Sì, è che ora ho anche fame, in realtà non ero molto concentrata. Pensa se lo fossi stata proprio a pieno tesoro, cosa sarebbe mai potuto capitare? E lui le diceva: bene, dai, come primo scontro, anch'io effettivamente avevo fame, non ero. Sì, vabbè, certo, trova scuse, Jack ti ha battuto, fine della storia. Direi di andare qui, tornare qui. Non cuciniamo nel modo classico, ma appunto andiamo qua sulla terrazza. Volevo andare qua, che questo è uno dei miei posti preferiti, lo adoro veramente, quindi vai qui insieme.
andate tutti qui ed Elsa cucinerà, cercherà di cucinare i maccheroni al formaggio e poi magari proverà anche un po' a sperimentare. Prepara pozione. Non conosce alcuna ricetta, infatti da quel punto di vista lui è un po' scarsino. Dobbiamo darci da fare, diciamo. Forza, diamoci una mossa perché poi vorrei concludere l'episodio. Anche perché devo farla tornare a casa, che le devo far fare i compiti, perché vedete che lei è una studentessa da 10, è vero che fra 4 giorni va a scuola, però è vero che lei a scuola in realtà non ci va, raga, però i compiti, queste cose qua cerco sempre di farle, di fare, di essere comunque puntuale. Vai, cucina i maccheroni al formaggio. Sì, il selfie non è necessario, tesoro, vai. Nel frattempo, Jack, caro, scusami, voglio capire una cosa, magia. Usa sempre le bacchette, devo farlo anche con lei. Magia, usa sempre le bacchette. Lui ovviamente qui è conosciuto, quindi no, magia, usa sempre le scope. Assolutamente sì. E dovrà imparare anche lei a usare le scope, quindi magia, usa sempre le scope. Oddio, forse lei usa sempre le scope proprio no, perché altrimenti non vorrei che iniziassero a muoversi solo con le scope. Ora che ci sto. Non usare mai le scope, se non in casi proprio che sei tu a deciderlo, perché nel mondo poi dove vivono oggettivamente non usano sempre la scopa. Fatemi fare una foto a questo momento. È la prima volta che io esploro come si deve questo pack e quindi sono incantata. Per me è tutto nuovo, sebbene sia passato molto tempo, per me è tutto nuovo. Tra l'altro, tesoro, lui è il maestro della magia indomita, che è la tua magia. Come fai a non conoscerlo? Vabbè, poi off camera te lo faccio conoscere io. Cucina, per favore, finisci di preparare. Jack, nel frattempo, lo sai che tu puoi andare qui? Anzi, andartene in bagno, magari, visto che ti scappa. Possiamo congedare poi il famiglio. E può farlo ovviamente anche Jack, perché insomma ora non sono in un contesto, poverini, facciamoli anche riposare, oserei dire. Sì, tesoro, capisco che sia difficile, ma forza, ma andiamo avanti veloci, facci vedere cosa esce fuori. Che se mangi al volo, poi volevo farti sperimentare un po' con le pozioni con Jack. Ti è uscito? È buono? Aspetta, Elsa? Normale, ma dobbiamo già ritenerci fortunati. Prendi una porzione, va. Ci raggiunge finalmente anche Jack. E secondo me, mentre stanno mangiando, lei comunque le dice qualcosa del tipo: discuti di sapori del cibo. Del tipo: guarda, io non sono brava a dire il vero, però spero ti piaccia. E mi fa un complimento, nel senso che gli dirà: io sei veramente un gran maestro. Cioè, se sono riuscita già a imparare. Insomma, un minimo a duellare perché tu mi hai dato tanti consigli, cioè sei veramente un gran maestro, Jack. Impara a conoscere, anche se non ricordo, ma tu conosci tutto di Jack? C'è un duello intanto, eh? Adolescente, sì, solitario è buono, effettivamente, non ti serve imparare a conoscerlo. Però volevo anche fare amichevole a questo punto, pensieri profondi. Conversazione profonda, magari sono qui che parlano, no? Lei le dirà qualcosa del tipo: da quando ti conosco la mia vita, insomma, non voglio indossare un paio di occhiali da sole sulla realtà. La mia vita è stata stravolta, Jack, è in positivo ed è tutto merito tuo, insomma, io ti devo molto, ti devo tutto. Non voglio certo indossare una maschera. È la verità questa, lui. Mamma no, Elsa, non dire così. Jack è. Allora, com'è stimolante, Jack è sembrato apprezzare le conversazioni con Elsa, specie quando gli argomenti si sono fatti più seri e stimolanti. Una conversazione piacevole diventa fantastica quando la mente viene coinvolta. Significa che Jack gradisce pensieri profondi? Sì. Comunque lui non è che sia un tipo superficiale. È un tipetto particolare, ma dipende anche molto dalla situazione. E a questo punto
Le racconterà una storia stravagante, avresti dovuto vedere me la Impara, prima volta alle tieni. prese con la bacchetta. Insomma, Elsa, tu Schiva, hai un talento you naturale. move. Io Sort of all'epoca sono stato un works. disastro. Immaginiamo che le Zamuch. stia raccontando. Sort Penso ha of. fatto esplodere la casa delle bambole della mia maestra. Ah, it's bizarre. È un macello, guarda. Cookie. Ho Ooh, trasformato il cool. Ranocchio uno studente. So sweet. He could Insomma, ne ho change. fatte No, tante di palle, Joseph. però devo dire She might che la be involved. magia è tutto. E lei, Baby! beh sì, effettivamente la magia è Oh, my straordinaria. bed! Oh. Insomma, poi con questa serata così calda Lousy. ancora è piacevole, no? Stare lì ad Bonzoi, allenarsi, a stupid. dedicarsi alla magia. E Fascinating lui, fai lo outcome. scemo, ecco appunto. Ugh, Bonnie. No. Io ti Oh, devo God, veramente tutto, Bonnie, Jack, ti sono eternamente grata. Prima che i nostri non ce la facciano proprio più, direi che qui lasciamo i maccheroni perché appunto ci tenevo che mangiassero qualcosina. Ma qui andiamo a sperimentare. E tu intanto vai qui. Prima che qualcuno si freghi il calderone, guarda come va a finire ora, eh. Ti prego, sbrigati. Inizia a sperimentare, va. Inizia tu, che se Jack ancora non arriva, almeno puoi iniziare tu intanto. Perché lui dirà: adesso ci dedicheremo alle pozioni un minimo, Elsa. Quindi accendi il calderone come hai fatto prima. Lui sta tipo svenendo. Lei sembra molto presa comunque, anche se le pozioni non sono proprio la cosa preferita di Elsa, secondo me. Però la vedo presa, comunque concentrata, proprio voglia di imparare, di scoprire questo lato di sé che non conosceva. Quindi sì, è veramente presa. Io direi che lasciamo i nostri, vedete, lui le sta. Vedi, aggiungiamo un po' di questo ingrediente. Poi devi mescolare in senso antiorario. Ok, va bene. Mentre lui è qui che le dà le informazioni del caso, direi che noi possiamo fermarci qua. Per questo episodio io mi sono divertita tantissimo a venire qui nel Regno Magico, è bellissimo, è veramente uno scenario incantevole e credo che lo vedremo spesso comunque quando verremo qui da Elsa e da Jack perché oggettivamente la nostra sta imparando, quindi potrà capitare spesso che torneranno qui perché praticare la magia dove vivono comunque è un po' più rischioso rispetto al mondo magico dove comunque sono più protetti, diciamo. Comunque, noi ci fermiamo qua per questo episodio. Io spero di cuore che vi abbia fatto piacere rivedere la Disney Legacy Challenge. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se siete contenti di questo ritorno, contenti, contenti, o se speravate in qualcos'altro. E se sì, fatemi sapere in cosa, perché magari potrei valutare l'idea di non portare quando sarà magari la Legacy Challenge, sebbene, ripeto, ci terrei a portare avanti le legacy perché sono appunto no, quelle più lunghe, quelle che richiedono più tempo, però magari se vedo, non lo so, per esempio che è molto richiesta la Whimsy o è molto richiesta Casa Supplì, cosa sta succedendo? Jack ha scoperto la ricetta di una nuova pozione e ne ha imbottigliato un campione. Una pozione dei bisogni abbondanti fa ora parte del suo inventario. Fantastico Jack, complimenti, bravo. Dovessi vedere appunto che sì, ho scattato una foto a caso, che la vostra preferenza verte su altro, potrei considerare appunto l'eventualità di tornare a portare appunto la serie o comunque la challenge che preferite. Comunque, per ora ci fermiamo qua. Se l'episodio vi è piaciuto, ovviamente vi invito come sempre a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del mio canale, che comunque sapete che è un po' ballerina in questo periodo, e all'interno del mio canale trovate nella sezione canale appunto, contrassegnata da un cuoricino viola, tutti i riferimenti ai canali dei miei amici youtubers. E io vi invito ad andare in tutti i loro canali, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare, mi raccomando, sosteneteli sempre. Quindi vi abbraccio forte, vi auguro una buona giornata, una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Noi ci vediamo nel prossimo, saremo ovviamente da Anna sul Sozzimers e non